C'è qui ad Assisi una cosa bellissima, l'Emporio Solidale, 7 ceste, e c'è lei, le Suora Elisa, che è il direttore della Caritas di Assisi. Buonasera. Buonasera Carlo, ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Applauso bello forte, qui. Suora Elisa, allora, questa è un'iniziativa bellissima, questa, di questo emporio. Cosa fa esattamente? Perché 7 ceste? Ecco, prima di tutto avevamo un'emergenza qua in Assisi per tutti i poveri che avevano bisogno alimentare, bisogno veramente di sussistenza. Allora, per mettere più in evidenza la loro dignità, abbiamo pensato a questo emporio solidale. E con il beneplacito del nostro vescovo, con la collaborazione del comune, con l'aiuto del padre Mauro e con la festa degli angeli, abbiamo fatto questo emporio solidale 7 ceste. Perché? Perché il motivo ispiratore è stato questo, la parola di Gesù. A me mi ha colpito tanto questa parola: voi stessi date loro da mangiare. E con i miei collaboratori abbiamo riflettuto su questa parola e abbiamo cercato di veramente realizzare questo sogno. E poi Gesù dice un'altra parola: raccogliete tutti i pezzi avanzati, perché siamo contro lo spreco. Io che ho passato tanti anni in Africa e ho visto le persone morire di fame, specialmente i bambini, e non auguro a nessuno di vedere un bambino morire di fame, allora ci siamo messi a lottare contro lo spreco. E infatti Gesù ha detto di raccogliere tutti i pezzi e ne avanzarono 7 ceste, in un'altra versione 12 ceste. Ecco le 7 ceste. Ecco il nome e il logo del nostro emporio, 7 ceste. In questo emporio vengono le persone che hanno una tessera, sì, dove sì, non ci sono i punti ma ci sono i nodi. Ci sono i nodi. Ci sono i nodi, Francesca. Eccolo i nodi. Perché si dice, gli studiosi dicono, io non sono proprio una studiosa, ma dicono che proprio dove abbiamo l'emporio, probabilmente San Francesco in quella zona ha abbracciato il lebbroso. Ed ecco, è il posto dell'abbraccio al povero, dell'abbraccio al lebbroso. Ecco, vediamo delle immagini di questo emporio dove tante famiglie vengono lì. Sì. Ma lei è stata, Suora Elisa, missionaria in Africa per tanti anni. Sì, sono stata in Africa missionaria per tanti anni e mi sono occupata di tanti bambini. E ha fatto una promessa a qualcuno? Ho fatto una promessa, ho 400 bambini raccolti dalle strade ai quali ho cercato di dare una scuola. Però ho promesso loro di dare un pasto al giorno, perché non mangiavano in tutta la giornata fino alla sera. Sono i bimbi figli delle donne Fachino. Allora, per un anno abbiamo potuto dare loro da mangiare, ma ora hanno ancora fame. E io ho fatto una promessa. E una promessa che ho fatto anche a San Giovanni Paolo II. Lui è venuto nella missione dove ero io, nel paese dove ero io, e facevo parte della commissione d'accoglienza. Ad un certo punto mi ha detto, quando l'ho salutato: ma tu qua che cosa fai di specifico? Ho detto: santità, mi occupo dei bambini più poveri, dei bambini che rimangono orfani perché le mamme muoiono di parto oppure che sono senza mezzi di sussistenza. Lui mi ha guardato fisso, lui che non guardava spesso negli occhi le persone, mi ha detto: promettimi di non stancarti mai di aiutare i bambini poveri, perché ognuno di loro è il cuore e gli occhi di Dio stesso. Gliel'ho promesso, gli ho detto: santità, con la grazia di Dio. E noi ti promettiamo di aiutarti. Grazie, a questi 400 bambini. Grazie, grazie. Grazie, Suora Elisa. Grazie.